Buonasera, stasera video notturna, in serata. E primo video mukbang del canale, a casissimo, è un esperimento, però visto che vi devo raccontare un po' di robe, sfrutto l'occasione anche per cenare, visto che dovrei cenare da solo, proviamo questa robina qua. Stasera, vi uso le patatine di una busta già precotta perché sono svogliatissimo. Ci arriviamo, ve lo racconto. Ma prima di iniziare, via con la sigla. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Axel e oggi primo video mukbang, nel mentre vi racconto un po' di roba. Video mukbang, per chi non lo sapesse, anche se dubito che qualcuno non lo sappia, sono video nel quale il sottoscritto, barra lo youtuber di turno, mangia e nel mentre vi racconta robe in teoria. Io farò così. Allora, iniziamo a sentire sta roba qua. Non mi ispira tantissimo, però non avevo voglia di cucinare e quindi è la meno peggio. I Wuster sono di Wuster. Se le patate sanno di patate, abbiamo fatto combo. Patate, sapete di patate? Le patate sanno di patate. Abbiamo fatto centro. Vi chiedo scusi in anticipo mentre mi verso da bere e se sentite dei rumori sottofondo, dovrei tenere la finestra chiusa, ma fa ancora caldo. Ci sono 27 gradi in questo momento in camera mia e tenendo la finestra chiusa morirei. E i rumori sottofondo al 90% sono prodotti dai miei vicini di casa, del palazzo qua di fronte, che con quest'estate hanno preso la moda di mettersi alla finestra a parlare al telefono urlando, letteralmente, cioè si appoggiano sul davanzale così, con il telefono in mano così, e poi sono lì un'ora ad urlare, ridono, nel senso che suppongo siano conversazioni piacevoli, però urlano, cioè letteralmente io passo il pomeriggio con sti qua che mi urlano alla finestra, io tipo... Ok? Ah sì, piccola cosa. Sono una di quelle persone orribili che a 23 anni beve ancora la Coca-Cola annacquata con l'acqua, perché la Coca-Cola pura non gli piace. Cioè, o meglio, mi piace ma pizzica troppo e quindi la bevo annacquata. Tutto chiaro. Vabbè. Ah, altra cosa mi è venuta in mente. Oggi vi devo raccontare un botto di roba. Sembra proprio dei vicini. C'è una delle famiglie che penso che abbia avuto un bambino. Cioè, credo abbia avuto un bambino. Non lo sento mai piangere, quindi non lo so. Ma la madre, praticamente, credo sia la madre, non lo so, madre, tata, sorella, passa l'intera giornata, cioè inizia tipo verso le 7:30, 8 a canticchiare, fino alla sera all'ora di cena, che canta a raffica, quindi loop, una ninna nanna, che è inquietantissima, cioè proprio, è tutta quella, è melodica ma gnolata, e veramente è super creepy. Mi metto tipo un esempio adesso in 3 secondi. Vabbè, per il resto, vicini a parte che fanno rumore, com'è andata quest'estate? Avevo fatto l'ultimo video, tipo a inizio giugno mi pare, nel quale vi raccontavo un po' come stavo procedendo e quindi avevo deciso di farne uno nuovo per aggiornarvi un po'. Allora, quest'estate è andata una bomba. Ho fatto un sacco di cose che mi sono piaciute, tra le quali andare per la prima volta al fiume, andare per la prima volta a fare il barbecue al lago per il mio compleanno. Robe banali, però non le avevo mai fatte nella mia vita. Poi vabbè, sono riuscito a fare quel viaggio stupendo alle tre cime di Lavaredo e dintorni, che wow, fantastico. Veramente stupendo, spero che i video vi siano piaciuti, sono usciti negli scorsi lunedì. E poi abbiamo raggiunto e superato i 500 iscritti, che sono pochi per molti, per me inizia ad essere un bel numero, cioè sono comunque molto gasato, anche perché ricordiamoci che io sono andato megapixel, parlo principalmente di me stesso, quindi pensare che ci siano 500 persone e più, cioè adesso inizia ad essere anche un bel po' di più, che guardano i miei video nel quale parlo di me stesso, mostro quello che faccio, tanta roba, cioè io sono stupito tutte le volte, ve lo dico sinceramente. Poi, altre robe fantastiche successe quest'estate, tesi, perché mi segue sui social, sa che io a fine maggio, scusate mi stavo strozzando, sa che io a fine maggio ho dato gli ultimi esami universitari della mia triennale in educatore nei servizi per l'infanzia e quindi poi dopo da giugno ho iniziato a scrivere la tesi. È stato un po' dramma. Uscirà un video dedicato. L'unica cosa sto aspettando a registrarlo e a farlo uscire
perché voglio che il ciclo sia completo. Vi spiego. Io ho finito di scrivere la tesi, mi sembra 2 venerdì fa, da quando uscirà il video, esatto. Però nella mia facoltà, penso che funzioni in tutte, non ne sono sicuro, però così. Praticamente tu scrivi la tesi e poi passano 2 mesi prima della proclamazione fra una roba e l'altra. Devi fare tutte delle gran robe burocratiche che sto ancora facendo, però sì, insomma, passerà un bel po' di tempo. E quindi un po' per non gufarmela, sinceramente, un po' perché ci tengo a fare quel video una volta che il mio ciclo sarà completo e ho deciso che la rimandiamo finché noi non c'è la proclamazione. Poi una volta che c'è la proclamazione lo farò il video e ve lo pubblico. Però così, perché voglio raccontarvi un po' del casino che ho fatto. Sarà un video abbastanza, cioè sarà uno storytelling, un pixel avventura esperienze, quelle robe lì, ma semplicemente voglio un attimo aggiornare su che cosa era successo perché sarà interessante, ecco. Però vabbè, magicamente in tipo 2 mesi ho scritto un'intera tesi di laurea, quindi sono molto molto contento del risultato ottenuto. Cioè, l'ente che ti mette 6 mesi, io ti ho messi 2. Tra libri e tutto il resto, e la prof è comunque molto contenta dei miei risultati, nel senso che mi ha detto che la tesi è praticamente perfetta, quindi tanta roba per quello che mi riguarda. Altre robe successe. Come avrete potuto notare, sono entrato a far parte dei Parrots, che è il gruppo dell'Emilia Romagna che corre con le Mini 4D in strada, e uscirà con loro un video al mese circa, nel quale appunto vi mostro come si gareggia anche in strada, perché è veramente un botto interessante e vedo che quei video che sto pubblicando su questo argomento piacciono veramente tanto. Mi fate sempre un sacco di complimenti, in generale vedo che i video comunque fanno un bel po' di visualizzazione e interazione, quindi ho capito che è un argomento che piace la maggior parte, quindi continuerò a portarlo. Poi, ultimo argomento direi, cioè alla fine sto venendo abbastanza lungo questo video e non vi voglio ammorbare più di tanto, era più un aggiornamento da maggio. Soprattutto per farmi anche un po' vedere in faccia, senza che io si faccia 10.000 robe per tutti i nuovi iscritti che, tra l'altro, benvenuti, grazie mille per aver messo gli iscriviti e per seguire tutti i miei video. State crescendo un sacco in questi mesi e quindi grazie, grazie mille. Dicevo, proprio perché sto crescendo con gli iscritti in quest'ultimo periodo, una cosa che mi dà fastidio è l'aver finito le idee. O meglio, avrei un sacco voglia di registrare un botto di video in questo periodo, perché sono un pochino più libero rispetto all'università, robe così. Il problema è che non ho idea su che cosa registrare. Ho fatto delle Instagram stories nel quale chiedevo ai miei spettatori se avessero idee. Mi hanno chiesto di portare altri video sul cibo, perché effettivamente fra una roba e l'altra l'ultimo video è uscito tipo ad aprile, credo, fine, inizio maggio. E quindi ci sta, ovviamente usciranno nuovi video. Ne ho già uno in programma. Però se ad esempio avete altre ricette da consigliarmi da provare a fare, robe così, mettetemi anche soltanto il nome sotto nei commenti. E una cosa che vi volevo chiedere a voi che state guardando questo video, se avete idee per video che vi piacerebbe vedermi fare, scrivetemele. O qua sotto nei commenti o in direct su Instagram, qualsiasi cagata, anche soltanto un, non so, mi piacerebbe che parlassi di questa cosa, o qualsiasi cavolata che vi viene in mente, scrivetemela. Per il semplice fatto che io dopo raccolgo tutte le vostre idee e cerco di produrne fuori dei video. In questo momento non ho idee, io sinceramente. Proprio ho la memoria che non mi riesco a concentrare. Tant'è che stasera volevo fare il video della cucina, poi ero svogliatissimo, proprio ero stanco e quindi ho deciso facciamo altro perché se devo fare un video svogliato, come ci siamo detti a inizio giugno, meglio non farlo. Quello ovviamente voi mi potreste dire. Vabbè, allora a sto punto non fare video per un po', chiaro. Però, visto che in questo periodo YouTube mi sta abbastanza aiutando col canale, nel senso che lo sta mandando molto in giro e sto facendo un sacco di iscritti nuovi, smettere di fare video equivarrebbe a tirarmi la zappa sui piedi e prendermi una sleppata in faccia. Grazie, motorino. Per questo sto cercando di mantenere una programmazione, come state vedendo, tutti i lunedì alle 14:30. E soltanto appunto se non ho idee, questa programmazione salta. Per quello vi sto chiedendo, se avete idee, per favore scrivetemele perché ne ho necessità, perché sennò io non so più cosa inventarmi in questo periodo. E fare ovviamente solo un video al mese sulle Mini 4WD è troppo poco per il canale YouTube. E portarvi contenuti che vi annoiano non ha senso, quindi chiedo a voi appunto, consigliatemi roba. Bene, detto questo, io finisco di mangiare, che sennò qua mi si fredda tutto. Voi, se già non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like.
Commentate come vi ho chiesto per favore con idee per i prossimi video, perché vi giuro mi sta implodendo la testa, ma non ho idee su che cosa fare, registrare, prillare. Se già non l'avete fatto, seguitemi anche su Instagram, trovate il link qua sotto in descrizione, oppure mi trovate come Notato Megapixel. E detto questo, noi ci vediamo, spero, a un prossimo video, che dovrebbe essere lunedì prossimo alle 14:30, sperando di avere nuove idee. Grazie a tutti per l'attenzione, ciao a tutti e buona serata, o buongiorno, o ciao in generale.